Ed eccoci quindi con la seconda partenza di questa gara, che è stata infuocata nel vero senso della parola, con una moto che ha preso fuoco in seguito a una caduta. Tutto risolto l'incidente, tutto pronto sulla griglia di partenza per questo secondo start. 8 giri da qui alla fine della gara e si parte nuovamente con la moto Estate 600. Vediamo intanto la grande partenza di Renaudo, la grandissima partenza di Lorenzo Renaudo, che si porta al comando della gara davanti a Luigi Brignoli, guadagnando così subito la testa di questa corsa, con Emanuele Frosi che è partito anche lui bene. Questa volta però non è riuscito a portarsi davanti agli altri, ma è in terza posizione con la sua moto bianca e verde che avevamo visto già in precedenza nella prima gara. Renaudo intanto guardalo lì come va a girare all'interno per difendere la staccata sulla MV Agusta di Luigi Brignoli, con la moto numero 127, che cerca subito di scrollarsi di dosso. Su Tarenzi. E intanto Nicolo Giro. Che rischio. Mamma che rischio che ha avuto Nicolo Giri su Luca Tarenzi per cercare di passarlo all'interno del tornantino della curva 8, ma ha dovuto raddrizzare la moto perché sennò finivano in terra entrambi. Quindi un azzardo per Giri, che però è andato a buon fine. Forse Tarenzi ha chiuso un po' troppo lì, chi lo sa. L'importante è che siano tutte e due in piedi, con Nicolo Giri che adesso in uscita dalla curva 13 si ingetta sul rettilineo per cercare di passare Tarenzi, e ce la fa con questa bella staccata in scioltezza. È riuscito a passarlo in velocità Nicolo Giri e adesso quindi ha guadagnato un'altra posizione. Qua Brignoli va davanti sicuro. Brignoli si getta in scia all'inseguimento di Lorenzo Renaudo. È un po' lontano ancora per tentare la staccata, per tentare l'attacco su Lorenzo Renaudo alla prima curva. E quindi Luigi Brignoli è lì che aspetta, temporeggia, perché tanto da qui alla fine della gara mancano 7 giri, che saranno un'eternità per Lorenzo Renaudo, saranno un po' meno per Luigi Brignoli, che ha tutto il tempo del mondo per cercare l'attacco decisivo. E adesso Peri si deve vedere una vecchia signora dietro di lui, che è quella di Angelo Pilla. Nicolo Giri, guardalo come va giù quasi col gomito a terra, così come Alessandro Costantino al tornante, che immette sul rettilineo di traguardo. Di nuovo Costantino davanti un bel gruppone di piloti. Intanto guardalo lì Brignoli che ci prova. Mamma mia, non gliela da su, non gliela da su. E intanto terzo giro di gara, Brignoli al comando, Renaudo al comando, secondo Brignoli, terzo Frosi quindi sul podio, quarto Nicolo Rosso quindi fuori dal podio ma vincitore temporaneo della 600 CRV Expert, e poi a seguire tutti gli altri piloti. Luca Tarenzi intanto sta guidando un gran bel gruppone, con dietro di lui tante moto agguerrite. È l'ultimo del gruppone Costantino. È l'ultimo del gruppone proprio Costantino, quindi ne vedremo delle belle da qui a questa fine di gara. E intanto Brignoli si getta all'inseguimento di Lorenzo Renaudo. Quando siamo al terzo giro di questa gara, Brignoli una staccatona furibonda alla fine del rettilineo, e ce la fa con la sua moto numero 127 a passare Renaudo. Hai visto che gli ha dato del gran filo da torcere Lorenzo Renaudo a Luigi Brignoli, ma Brignoli non è stato da meno e ha fatto valere la sua grandissima dote velocistica, la sua gambina che mette fuori ormai ad ogni staccata, ed è riuscito a portarsi al comando di questa gara. Guarda Pilla cosa sta facendo, guardalo lì, che lotta, che guerra, che bagarre, mamma mia che fegato, che coraggio che Angelo Pilla a riuscire a restare davanti a piloti con moto nuovissime, con una moto. Il vero coraggio è schierarsi. È schierarsi davvero, non è correre ma è schierarsi, mamma mia. Bravissimo. Ed entriamo così nel corso dell'ultimo giro con Luigi Brignoli. Mamma mia le scintille che ha tirato fuori dal gomito alla curva 4. Una guida, uno spettacolo per gli occhi. Poesia la guida di Luigi Brignoli, che sta per andare ad aggiudicarsi una vittoria tanto importante quanto meritata. Costantino ha passato Altomonte alla curva 4. Sta dimostrando di essere uno dei piloti da tenere d'occhio, non tanto per la vittoria del campionato quanto per la crescita. Quindi chissà se a fine campionato cambia categoria e non perde l'aggressività. Assolutamente no. Sicuramente un ragazzo che ha da dimostrare parecchio. Anzi, sta lottando per la settima posizione Alessandro Costantino. Nicolo Giri ormai sembrerebbe intenzionatissimo a passare Emanuele Lobartolo, là davanti a lui, quel numero 12 che ormai da un po' di giri vede costantemente di fronte al suo cupolino. Luigi Brignoli intanto pennella l'ultima curva verso la bandiera a scacchi, che gli vale la vittoria della Moto Estate 600 con una gara stratosferica. Luigi Brignoli si conferma leader di questo campionato già subito dalla prima gara. Guarda Renaudo che impennata. Impennata di Renaudo.
là in fondo, che si aggiudica così la seconda posizione. Ultima curva per Nicolò Giri, che vuole levarsi di torno Emanuele Lobartolo. Chissà se ce la farà all'ultima curva. Vediamo. Guarda Costantino dove ci prova su Nicolò Giri. Ma niente da fare. Concludono così la gara con Besana, Lobartolo, Nicolò Giri, Costantino, Altomonte e a seguire tutti gli altri piloti. Che gara che abbiamo visto, pazzesca. Non tanto per sorpassi da capogiro, quanto per una gara combattuta in tutte le parti dello schieramento, in tutte le posizioni. C'era il gruppettino a ridosso dei primi che ha fatto scintille. Giri, Lobartolo, eccetera eccetera. Assolutamente sì, qua Pilla grande che intanto, mamma mia, Pilla si scambia l'ok con la moto numero 38 di Monti. Mamma mia che gara che ha fatto Pilla, veramente pazzesca. Complimenti a lui, complimenti per il coraggio e per la prestazione, che è stata davvero da capogiro. E intanto andiamo a vedere l'arrivo di questa gara, che ricordiamo è per somma di tempi. E quindi, come dicevamo, essendo per somma di tempi, Costantino, pur avendo finito dietro a Giri, risulta settimo davanti a Nicolò Giri nel risultato finale. Vincitore Luigi Brignoli. Vabbè, per somma di tempi o non somma di tempi, se arrivi primo in tutte le gare andrà a finire che per forza vincerai la gara. Quindi una vittoria straordinaria di Luigi Brignoli. Secondo Renaudo, terzo Frosi, che quindi è riuscito a conquistare il podio. Davvero fantastico Emanuele Frosi. Quarto Rosso, quinto Besana, sesto Lobartolo, settimo Costantino all'esordio con un 600. Settima posizione, chapeau. Giù il cappello per lui, giù il cappello anche per Nicolò Giri, che sta continuando a migliorare anche rispetto all'anno scorso. L'ha dimostrato anche oggi. Questo ottavo posto nella Moto Estate 600 vale oro per lui. E dopo aver visto la bellissima gara della Moto Estate 600, passiamo ad un'altra delle categorie regina di questo trofeo. Stiamo parlando delle moto di cilindrata 1000, Moto Estate 1000 e Moto di Serie 1000, che quindi due diverse classifiche all'interno della stessa gara. La Moto Estate, Delmo, diccelo tu come funziona. La 1000 Open Moto Estate è quella classica, tutto libero, tutto aperto, mentre le moto di serie come le 600 hanno il monogomma d'anno, poi logicamente non possono fare modifiche al motore per tenere i costi, diciamo, limitati. Una bella griglia, abbiamo fatto una trentina di piloti. Insomma, il limite è 34, quindi ci siamo arrivati. Vi manca poco, sicuramente. È tutto pronto intanto per l'inizio di questa gara, moto che si schierano sulla griglia di partenza, bandiera verde a fondo gruppo che segnala che è tutto pronto per lo start. Si accendono i semafori e si parte con questa gara impennata di Pagnoncelli. Là intanto vediamo una bandiera, no, fermo De Carli in partenza, fermo De Carli, colpo di scena. Là intanto si porta subito il comando, Boccelli è partito alla grande, ma mi sa che è arrivato lungo. Infatti guardatelo lì fuori dalla via di fuga, che ha perso una decina di posizioni. Peccato per Boccelli. Rivedremo poi magari nel replay più nel dettaglio le partenze di questi piloti. Con Lai al comando, Signorelli intanto che insegue Venezia e D'Abrazzi. Dovrebbe averlo passato, tra l'altro, D'Abrazzi, se non sbaglio, in questo istante. Fabrizio Lai, moto numero 32 del team Speedy Bike 1000 Moto Estate. Intanto guarda Alessandro Eberle che prova l'attacco su Oscar Tavella, ma non riesce nel sorpasso alla curva 5 con il gruppone di piloti che va ad affrontare la curva 8. Questo tornantino secco a sinistra, dove molte volte abbiamo visto tanti piloti perdere l'anteriore, magari con gomma fredda. È una di quelle curve dove si cade abbastanza spesso, anche nelle prove libere, li vedo sempre cadere tutti lì. E intanto vediamo che Galante passa Stefano Giudici e conquista così la terza posizione con un bellissimo sorpasso alla curva che mette sul rettilineo del terrapieno. Intanto questo moscone spiaccicato sulla GoPro di Stefano Giudici, io le pulisco sempre, poi in griglia di partenza me le ritrovo con i nidi di vespe sopra nel giro di ricognizione. Alessandro Eberle, moto numero 109 del team G Motorsport, all'inseguimento di Oscar Tavella. Si chiude così il primo giro, classifica Lai al comando, seguito da Fratus e Galante in terza posizione, un rientro stellare per lui. Poi Giudici, Carminati, Pagnoncelli, Villa, Ascario, Boccelli, Fontanelli, Finotti, Mestriner e a seguire tutto il gruppone degli altri piloti che compongono questo campionato. Mestriner intanto è al comando della moto di serie 600, così come Carminati è al comando del CRV 1000 Expert, e Tavella è lì che sta lottando con Eberle. Anche se Tavella vediamo che non riesce a tenere il passo di Mestriner, quindi potrebbe essere una chiave di volta molto molto importante
per la 1000 moto di Seul. Mamma mia, che rischio sul cordolo così piegato. Che rischio che ha preso, mamma mia. Per poco non l'ho visto in terra. Intanto Venezia ha approfittato di un lungo di Claudio Venzi alla curva 3 ed è riuscito così a sopravanzare il pilota a bordo di Aprilia numero 11. Fabrizio Lai intanto a bordo di questo missile. Non è una moto, ma è un missile, una meraviglia dell'ingegneria. La nuova... il video di Perotti. È una meraviglia dell'ingegneria questa R1. E quando metti una meraviglia di moto su una meraviglia di pilota, anzi il contrario, se metti la moto sul pilota mi sa che si fa un po' male. Se metti una meraviglia di pilota su una meraviglia di moto, quello che ottieni è una gara spettacolare. Così come sta facendo Fabrizio Lai, subito pronti via, ha guadagnato qualche secondo già sulla moto di Fratus. Rivediamo intanto le partenze con Eberle che ha sfrecciato di fianco a Massimo De Carli che era rimasto fermo. Guarda Eberle che partenza che ha fatto, ma guarda, guarda Mestriner, dove è andato? Guarda cosa ha fatto Mestriner, mamma mia, senza peli sulla lingua, ma senza scompiglio più totale, mamma mia, un branco di cani sciolti scatenati da questa staccata assassina di Mestriner. Vediamo intanto, guarda Pocelli come è partito, cosa gli hanno messo il NOS nel motore. E infatti vedi che, come dicevo, era arrivato lungo Bocelli e ha portato tutti lunghi. È un classico nelle gare. Tu di solito freni dove frena quello davanti a te, solo che se quello davanti a te va lungo, vanno tutti lunghi. La variante impazzita sono stati Mestriner e Bocelli. Esatto, Mestriner e Bocelli. Vediamo qua quest'altra partenza. Guarda. E si sono anche toccati. Si sono toccati col ginocchio, ha colpito il gomito di William Venezia. Al limite del richiamo in direzione gara questa partenza. Ci sta una sportellata, ci può stare. Ci sta. No, non è da direzione gara. Va bene, beh, per fortuna nessuno è andato in terra. E vediamo, mamma mia, qui proprio ripresa della moto di Venezia che è andato lungo, ha portato lungo da Brazzi. E da Brazzi sullo sporco non ci ho pensato due volte a tenere spalancato. Scusate, Eberle, non da Brazzi. Mi sono confuso, una B di troppo. E si ritorna quindi nel corso di questa gara con Stefano Giudici che si è riattaccato alla moto di Carminati. Mancano 7 giri alla fine, siamo a metà gara. Al comando sempre Lai, seguito da Fratus, Galante, Carminati che è al comando invece della CRV 1000 Expert. Poi dietro lui Giudici, Pagnoncelli, Ascanio, Bocelli, Finottin, Fontanelli, Erba e Villa. Per la moto di serie 1000 invece troviamo al comando Matteo Mestriner, seguito da Oscar Tavella e Alessandro Eberle. Intanto guarda Bocelli come sta provando in tutti i modi a prendere la posizione su Ascanio, che gli varrebbe la sesta posizione della moto estate 1000. E chissà se riuscirà a farcela. Vediamo se Bocelli prova adesso che... Vediamo Bocelli che ci prova. La staccata in fondo al rettilineo e il sorpasso perfetto di Massimo Bocelli, che guadagna così una posizione. Che sorpasso bellissimo. Poi si vedeva il piede, questa è un... È una cosa da si vede che ha molta esperienza, perché ha messo la marcia proprio all'ultimo momento, è quando ti devi fermare in curva perché non puoi girare la curva staccando più stretto. Ultimo giro di gara che inizia proprio adesso con Claudio Venzi che sta per andare a transitare sul traguardo e iniziare il suo ultimo giro. Ultimo giro che in realtà è iniziato per Fratus e Galante, per i piloti più avanti. Insomma, è William Venezia che sta facendo una gara in solitaria dopo la bellissima inizio di gara. Si è stabilizzato in quella posizione e sta conducendo la sua gara in quinta posizione. Vediamo della classe 1000 Expert. Devono ancora iniziare l'ultimo giro Tavella e Mestriner, perché infatti erano un po' più indietro, un po' più attardati rispetto agli altri. E Tavella adesso più che mai cercherà di passare la moto di Mestriner per aggiudicarsi la vittoria della moto di serie 1000. Ultimo giro che inizia adesso anche per loro. Quel numero 1 stampato sul tabellone luminoso di fianco al semaforo sta a indicare i piloti che hanno ormai poche curve davanti a sé per finire questa gara, con Fratus che intanto transita sul traguardo e si aggiudica la vittoria di questa gara. Una vittoria straordinaria per Francesco Fratus, che è riuscito così a vincere la gara davanti a Galante, uno scatenato Giampiero Galante che ha tentato fino alla fine di prendere la prima posizione, ma Fratus si è difeso alla grandissima ed è riuscito così ad aggiudicarsi una vittoria che vale oro, perché all'inizio del campionato portarsi subito in testa al campionato del Moto Estate 1000 è davvero una mossa strategica per l'esito di questo campionato. E intanto ultima curva anche per la moto di serie 1000 con Matteo Mestriner che gira davanti a Oscar Tavella, e ormai Tavella non ha più chance di andare ad aggiudicarsi la vittoria di questa categoria. Ultima curva e Matteo Mestriner è il vincitore della moto di serie 1000. Una gara bellissima la sua, una gara perfetta
una gara bella anche quella di Oscar Tavella, che ha cercato in tutti i modi di provare a prendere la posizione sulla Kawasaki verde numero 800 di Mestriner, ma non ci è riuscito. E infine segnaliamo che Ettore Carminati ha vinto la categoria CRV 1000 Expert davanti a Erba e Finotti. Allora, che gara abbiamo visto? Una bellissima gara e bellissima la 1000 Open, così come tutte le altre categorie. Infatti invito il pubblico e anche i piloti a venire a Varano il 6-7 giugno in questo nostro weekend moto estate, sempre su due giorni, con novità come il monobenzina che abbiamo fatto per parificare tutti, e la presenza anche della clinica mobile, che prima non abbiamo parlato. E infatti l'abbiamo vista in mezzo al paddock, la clinica mobile presente, e speriamo che non serva mai la clinica mobile. No, serve solo per i trattamenti, e poi nel paddock ci sono tutti i partner commerciali col villaggio. E moto estate 1000, vittoria per Francesco Fratus, combattutissima fino all'ultimo secondo con Giampiero Galante, che ha chiuso quindi in seconda posizione, distaccato di un secondo e sei, quindi veramente fino all'ultimo giro se le sono date di santa ragione. Terza posizione per Stefano Giudici, che quindi dopo l'inizio di gara un po' zoppicante è riuscito a recuperare e a quindi chiudere questa gara in terza posizione, quindi sul gradino più basso il podio della 1000 moto estate. Per la 1000 moto di serie invece vittoria, come dicevo, per Matteo Mestriner, che ha chiuso davanti a Oscar Tavella di pochissimi decimi. Terzo invece Alessandro Eberle, che ha conquistato così il suo primo podio all'esordio con la 1000. Chapeau, complimenti a Alessandro Eberle, che potrebbe essere uno di quelli che andrà ad insediare il campionato di Mestriner e Tavella. E dopo aver visto la bellissima gara della cilindrata 1000, passiamo ad un'altra delle categorie storiche di questo trofeo. Stiamo parlando della categoria Naked, categoria che raccoglie per l'appunto solo moto Naked, suddivisa in due sottocategorie, la Naked principale e la Mini Naked, che vede le moto di cilindrata inferiore. È tutto pronto sulla griglia di partenza, mancano pochi secondi al via, quel semaforo che diventa rosso e che si spegne e che dà il via a questa prima manche della Naked Moto Estate Wheel Up 2015. Rudy Gaggiolo non è partito benissimo, è partito bene Nicola Ruggero, che si è portato al comando. Una partenza straordinaria di Nicola Ruggero, che ha baffato tutti quanti e si è portato così alla testa di questa gara, mettendo dietro Toini e Rudy Gaggiolo, che quindi per la prima volta nella sua vita vede davanti a lui due piloti. Attenzione, perché c'è un sorpasso qua davanti con Toini, che passa al comando di questa gara, ma arriva lungo, 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 e quindi è tutto da rifare per lui, con Ruggero ancora saldamente leader. Che intanto attenzione, perché c'è il sorpasso di Toini Marco, che si porta al comando di questa gara. È riuscito a sopravanzare Nicola Ruggero, passandolo così in fondo al rettilineo, e questa volta il nuovo leader si chiama Toini. Attenzione, 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 c'è il sorpasso. Sorpasso di Rudy Gaggiolo, pulito, preciso, chirurgico. Come avevo detto. Alla ultima curva in fondo al rettilineo terrapieno, e guarda quanto ha già guadagnato rispetto a Ruggero all'uscita dell'ultima curva, e adesso si getta all'inseguimento della moto di Toini. Transita adesso sul traguardo con la bandiera a scacchi pronta a sventolare per lui, e ce la fa a vincere questa gara. Una gara pazzesca per Toini, una vittoria meritatissima, e questa volta Rudy Gaggiolo avrà del filo da torcere nel corso di questa stagione. E sta per avere inizio la gara della Mini Open, categoria che raccoglie le piccole cilindrate all'interno dei trofei Wheel Up Moto Estate. Prima posizione per Claudio Corti, un ospite d'eccellenza che oggi ci farà divertire. Sulla griglia di partenza è tutto pronto per l'inizio di questa gara. Pole position per Claudio Corti, pronto ad aprire le danze e scatenare il pathos. Intanto attenzione, vediamo un problema per Rainieri, colpo di scena, fermo in partenza, incredibile. Peccato per Ranieri, che aveva una bella chance di fare una bella gara. E intanto attenzione, c'è il lungo di Corti con Goffi, che si infila all'interno e si porta al comando di questa gara. Claudio Corti quindi vede sfumare il comando di questa gara ai danni a causa del sorpasso di Mauro Goffi del Team North Logistic. È un grande sorpasso questo qua di Mauro Goffi, non tanto il sorpasso in sé quanto l'inizio di gara, perché partendo sesto col tempo di 1.26 adesso è in prima posizione al comando della gara, e aspettiamo di vedere i tempi. Uno, sono scesi sotto l'1.20 Claudio Corti e Mauro Goffi, hanno girato in 19, quindi ha avuto un problema per forza in qualifica anche Claudio Corti. Claudio Corti intanto all'inseguimento di Mauro Goffi, prova l'attacco all'interno alla prima curva, ce la fa Claudio Corti con un gran sorpasso, ma arriva lungo e Goffi si riprende il comando di questa gara.
con un bellissimo sorpasso molto tecnico, quello di Mauro Goffi, perché ha approfittato del lungo di Corti, l'ha lasciato passare per poi nell'incrocio di traiettoria riprendere il comando. E mancano due curve alla fine di questa gara. Mauro Goffi va a chiudere questa gara in testa al comando e vince così la prima manche della Mini Open. Dopo una gara straordinaria festeggiano al muretto dei box. E passiamo adesso alla Race Attack, il grande successo di questa stagione. Una formula innovativa, si corre soltanto la domenica con qualifiche al mattino e due gare sprint da otto giri al pomeriggio, esattamente come in Superbike. Costa poco, ci si diverte tantissimo. L'anno scorso alla prima gara erano in 12, quest'anno alla prima gara sono in 68. Hanno dovuto fare due batterie divise per tempi e stiamo adesso per assistere alla prima manche del gruppo A, il gruppo dei più veloci, quelli che hanno girato più veloce in qualifica. Luci che diventano rosse, luci che si spengono e si parte con la gara della Race Attack Manche 1. Vediamo il comando subito, Luca Maggio che è partito benissimo e ha beffato Andrea Carniglia portandosi così in testa di questa gara. Carniglia intanto gira in seconda posizione davanti a Cucinella, Nonella invece è partito male ed è quarto davanti a Carinelli. Carniglia intanto, Carniglia prova l'attacco su Luca Maggio e con un'infilata da manuale si porta in testa di questa gara della prima manche del gruppo A. Mamma mia che sorpasso cosa che ha fatto. Cosa ti avevo detto? E intanto Carinelli ha passato Ricca, perché adesso Nonella guardalo lì che prova a far valere la potenza maggiore della sua Kawasaki e passa Luca Maggio all'interno portandosi in seconda posizione. Non molla ma Nonella al vantaggio della traiettoria e si porta così in seconda piazza. Carniglia si volta per guardare chi c'è dietro di lui, ebbene sì, c'è quel Mille che in uscita dall'ultima curva si porta al comando della gara e quindi i sogni di gloria di Carniglia si vedono infranti così sul rettilineo del Franciacorta International. E se non commette errori, la vittoria di questa prima manche sarà sua. Livio Nonella con la sua moto numero 98, passa sotto la bandiera a scacchi in posizione di testa e vince questa gara. Race Attack gruppo A manche 2 sta per cominciare. Semaforo che si spegne e si parte con Andrea Carniglia, che sembrerebbe essere partito bene, ma Cucinella è partito meglio di tutti quanti. E ancora una volta Andrea Carniglia trova davanti a sé un Mille a mettersi tra le scatole, tra lui e la vittoria. Carniglia intanto è al comando, vediamo se ce la fa in staccata a portarsi davanti alla moto di Cucinella. Capolavoro di Andrea Carniglia. Andrea Carniglia che va a pennellare l'ultima curva del Franciacorta International Circuit e si aggiudica la seconda manche di questa Race Attack. Felicità immensa per Andrea Carniglia. Contentissimo, è stato un fenomeno a mettersi dietro tutti quei Mille e a resistere. Bravo. E ad allungare così davanti. Bravo, è tutto pronto sulla griglia di partenza, seconda manche, gruppo B, motori accesi, semaforo che si spegne e si parte con questa gara. Marchignoli è partito veramente molto molto bene, fa valere la potenza del Mille e si porta al comando davanti a Lorenzo Tarabella, a seguire poi Cesare Tricerri e via via tutti gli altri piloti, con una partenza grande davvero di Marchignoli. Tarabella per poco non si stendeva, cercando di infilarsi non si sa neanche dove. Infatti però, guarda che Tarabella è davanti. Tarabella è davanti, mentre Marchignoli va a transitare in testa e si aggiudica la vittoria di questa seconda manche. Ma andiamo a vedere cosa succede lì dietro tra Tarabella e Tricerri con Tarabella all'esterno. Che cosa ti avevo detto? Cosa ha fatto Tarabella? Si è infilato all'esterno su Cesare Tricerri. No! No! Si toccano. Non ci posso credere. Tarabella in terra all'ultima curva, 10 metri dalla linea del traguardo. Tarabella in terra, scontro con Cesare Tricerri. Mamma mia. Posso credere. Che finale, ragazzi. Oh. Mamma mia, ho il cuore che batte a mille, non mi sarei mai immaginato una roba del genere. E si conclude così questo weekend dei trofei Wheel Up Moto Estate. È stato un weekend pazzesco, pieno di pubblico, pieno di pathos e pieno di gare divertentissime. Ti chiedo, Filippo, quando sarà il prossimo appuntamento con i trofei? Prossimo appuntamento a Varano il 7 giugno. Accorrete numerosi perché saranno ancora di più i ragazzi della moto di serie. Sarà sicuramente una gara bellissima e infuocata come questa. Noi vi salutiamo da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, Filippo Del Monte e ci si rivede al prossimo appuntamento con i trofei Moto Estate Wheel Up. Ciao a tutti. Ciao.